Edison è responsabile dell'inquinamento delle discariche 2A e 2B di Bussi sul Tirino. A dirlo è la Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso della multinazionale. Termina così una vicenda giudiziaria durata anni, che probabilmente ha rallentato una bonifica non ancora avviata. Tutto iniziò quando i forestali, nel 2007, scoprirono sostanze pericolose seppellite a due passi dal fiume Tirino. Abbiamo sollecitato l'avvio della procedura prevista dalla legge di individuazione del responsabile della contaminazione. Non è bastata la nostra lettera, perché a febbraio 2017 è dovuto intervenire il Ministero dell'Ambiente per sollecitare la provincia, che è l'ente competente per questa procedura. A seguito di questo richiamo da parte del Ministero, la provincia si è finalmente attivata, la provincia di Pescara. Questo ci fa dire che il ruolo dei cittadini è molto molto importante. Nel 2018 la provincia di Pescara individuò l'azienda francese, in quanto erede della Montedison, quale responsabile dell'inquinamento del polo industriale di circa 25 ettari. Così Edison, in base al principio di chi inquina paga, avrebbe dovuto risarcire la bonifica dell'area. Ne seguì una battaglia legale di tribunale in tribunale, prima in Consiglio di Stato, poi davanti al TAR e infine in Cassazione. In ogni grado di giudizio il ricorso di Edison è stato bocciato. La Cassazione infatti ha giudicato Edison responsabile dell'inquinamento delle discariche 2A e 2B rispettivamente di 12.000 e 8.000 metri quadri, dove sostanze quali solventi, clorurati, diossine e mercurio, come certificato dall'ARTA, continuano a inquinare l'aria, il suolo e la falda acquifera. In base allo studio Sentieri, nella provincia di Pescara vi è un'incidenza di malattie riconducibili a questi inquinanti superiore al resto della regione. L'unico provvedimento finora adottato è quello del capping, il rivestimento geotessile che dovrebbe impedire all'acqua piovana di attraversare le scorie tossiche e raggiungere la falda, il cui allestimento è terminato solo all'inizio di quest'anno. Ora abbiamo Edison che deve bonificare, deve pagare le bonifiche. In realtà nel frattempo nel sito delle discariche 2 e 2B c'è un progetto approvato per la bonifica da parte dello Stato, che ha mandato in appalto appunto le attività di risanamento del sito, e ora Edison bisognerà realizzare questo progetto e Edison dovrà pagarlo.